molto puntuali, 7 minuti di ritardo, insomma, è il tempo dei flussi di a Roma. Se qualcuno arriva, se posto dietro libero o no, se qualcuno viene un po' più avanti forse è meglio, così se arriva qualcuno in ritardo trova subito posto per sedere. Benvenuti a tutti voi che siete lì, benvenuto a Don Enrico e a Marco. Ecco, viviamo un po' così questo incontro, è il primo incontro ufficiale, diciamo, in parrocchia. Attualmente nella parrocchia di Don Bosco, Don Riccardo Lamba, che è il nuovo vescovo ausiliare di questo settore, si sta incontrando con i parroci per l'avvio dell'anno pastorale. Io l'ho avvertito che avevamo questo incontro, gli ho spiegato anche di che si tratta, e lui poi tornerà in parrocchia proprio per noi, che oggi non siamo lì, così anche un'occasione per conoscerlo, ma insomma siamo in comunione con lui dall'altra parte. Grazie di essere qui. E proprio concretamente, perché qui abbiamo Don Enrico Veloci, perché dice Marco Guzzi, cosa ci attendiamo da questo incontro insieme? Don Enrico Veloci, perché per noi giovani preti sei sempre stato, forse a tua insaputa, un riferimento. Il prete, quando vede un prete, permette il termine, che funziona, se ne accorge. E quindi già dal tempo del seminario è considerato da noi un pastore di comunità. A San Frumenzio sappiamo che hai creato in tanti anni una bella comunità. Sei stato poi con i poveri, nella Caritas, tutti ce ne siamo accorti, siamo stati felici di questa scelta. Poi sei stato, e tuttora credo, al Divino Amore, che per noi romani ha un posto importante, esprime una ricerca di senso molto spesso in situazioni difficili della vita, e le avrai incontrate. Poi anche il Papa si è accorto di questo e con itinerari non consueti ti ha creato cardinale, e noi siamo tanto felici di questo. E perché Marco? Perché con Marco Guzzi abbiamo iniziato già da 4 anni un cammino di collaborazione, mi verrebbe da dire quasi di fecondazione, e intuizioni per rilanciare la pastorale della Chiesa, in particolare sul tema che oggi cerchiamo un po' di affrontare: la Chiesa, la parrocchia più che la Chiesa, evangelizza ancora? È un tema un po' provocatorio, però diciamocelo come lo avvertiamo. Avvertiamo tutti un po' una difficoltà. Quando ci chiediamo, e questo anche per la domanda, se la parrocchia evangelizza ancora, io non mi riferisco tanto a quella libertà dello spirito che poi fa quello che gli pare, e quindi che puoi evangelizzare per strada incontrando una persona per caso anche, cioè quella testimonianza diretta. No, io mi riferisco agli itinerari percorsi, e in particolare l'iniziazione cristiana, a quegli itinerari strutturati che noi abbiamo e rispetto ai quali siamo responsabili. Perché l'incontro che facciamo con la persona guardandoci con gli occhi negli occhi è un dono di grazia. L'itinerario che una parrocchia invece avvia all'inizio di ogni anno, di quello siamo un po' responsabili, perché lo ereditiamo dalla storia della Chiesa. Dovremo anche valutarlo e rilanciarlo, o addirittura cambiarlo, a volte rivoluzionarlo. Quindi è questa la domanda: la parrocchia come è strutturata normalmente evangelizza? Cosa possiamo fare perché questa evangelizzazione sia più efficace? Il bisogno lo avvertiamo tutti. Cosa abbiamo fatto con Tarsi Pace in questi anni? Un gruppo di persone, circa un 17-20 persone, hanno partecipato alla formazione che Marco ha proposto, grazie anche a Michele, Alessandro che sono qui, e ci siamo un po' introdotti nella meditazione e anche in tutta la problematica dell'iniziazione cristiana. Con dei frutti? Sì, io direi un frutto iniziale, a me piace, cioè diciamo, io ci ho messo la faccia e ce la metto volentieri, ci credo, no? Questo fatto qui. Parlando di meditazione, vorrei solo fare una citazione e poi vi lascio la parola su questa prima grossa domanda. I nostri itinerari istituzionalizzati di formazione.
La citazione la voglio, perché quando si è parlato di meditazione in parrocchia, la gente ha cominciato un po' a dire, ma qua che sta succede? Ma che siamo buddisti, insomma, non è che non l'abbiamo sentita, ora non più direi. Allora ho trovato un libro interessante di Loffink che titola così, Pregare ci dà una casa. Mi è piaciuto il titolo e allora sono andato a leggere quello che diceva sulla meditazione. E dice una cosa che mi ha toccato, ve lo leggo, prendo un po' di pazienza e poi cito e poi vi passo subito la parola. Ci imbattiamo quando parliamo di meditazione in un problema presente nella maggior parte dei libri di meditazione, cristiani e non. Questi libri spesso suggeriscono che l'uomo sia padrone di se stesso, si comportano anche come se non esistesse assolutamente la società con la quale l'individuo è intrecciato attraverso mille fili. Ma su questo la Bibbia ha un occhio molto più realistico. La scrittura sa quanto il singolo può essere schiavo dei modelli sociali, sa in quale misura è esposto allo spirito del tempo, a ciò che è consueto, a quello che si fa perché lo fanno anche gli altri, a ciò che viene sbandierato da chi crea e manipola le opinioni della gente. Perciò, alle potenze del male, Dio non contrappone soltanto singoli profeti e santi, ma un intero popolo. Dio vuole avere nel mondo un popolo dal quale venga benedizione per il mondo. Questa è la direttrice fondamentale della teologia dell'Antico e Nuovo Testamento. In questo orizzonte può avere ruolo la meditazione, continua Loffink. Essa non può essere riferita individualisticamente solo al singolo e alla sua salvezza. Non può avere cura solamente dell'interiore io dell'anima. Non può occuparsi solamente di acque color smeraldo, di libellule che svolazzano e di rane che gracidano. Tantomeno può rinunciare a ogni volere. Dio opera nel mondo e produce la sua salvezza. Ci si deve confrontare con questa azione di Dio. Allora non è richiesto di rinunciare ad ogni volere, ma è necessario un volere che raccoglie tutta l'esistenza. Non posso fare diversamente. Siamo chiamati a volere il giusto. Devo volerlo in modo giusto. Devo volere ciò che Dio vuole con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutti i miei pensieri, con tutta la mia forza. Devo volere Dio stesso, desiderarlo, anelare a Lui. Ecco, queste parole sulla meditazione io le ho riscontrate, no? In questo percorso che stiamo facendo. Allora le volevo anche un po' donare, perché evangelizzare sì, è per cambiare il mondo, e penso che su questo siamo entrambi molto sensibili. Ora vi lascio la parola, magari prego, il microfono ce l'hai qui. Dacci qualche spunto, noi siamo come una squadra di calcio che inizia il campionato, quindi poi rifletteremo su quello che ci dirai. Beh, prima di tutto, buonasera a tutti. Buonasera. Papa Francesco ha iniziato proprio dicendo così, facendo un saluto, quindi io credo che il nostro stare insieme innanzitutto deve partire da una capacità di avere i rapporti umani sereni, tranquilli, distesi, e questo qui credo che sia un percorso che dovremmo fare tutti, perché molte volte abbiamo proprio l'incapacità, ecco, di relazionarci con gli altri, dire buongiorno, buonasera, anche quando stiamo in chiesa ci diamo la mano per darci la pace, ma quando si entra o si esce non abbiamo la capacità di dirci buongiorno o buonasera, quindi dobbiamo iniziare proprio da questo. Grazie a Don Antonio per l'invito che mi ha fatto, le parole che ha speso forse sono sovraesposte, insomma sono troppe, però permettetemi di dirvi un pensiero, di leggervi un pensiero all'inizio, ed è questo, proprio parlando della parrocchia e forse parlando anche della Chiesa. Ve lo leggo, poi vi dico. Certo, se il mondo fosse un capolavoro di un architetto preoccupato della simmetria
o di un professore di logica, di un Dio deista, insomma, la Chiesa offrirebbe lo spettacolo della perfezione, dell'ordine, e la santità sarebbe il primo privilegio dell'autorità. E ogni grado della gerarchia corrisponderebbe ad un grado superiore di santità, fino al più alto di tutti, quello del Papa. Andiamo. Voi vorreste una Chiesa come questa? Vi sentireste a vostro agio? Lasciatemi ridere. Voi restereste sulla soglia di questa congrega di superuomini, girando il vostro cappello tra le mani, come un povero clochard alle porte del Ritz. La Chiesa è una casa di famiglia, una casa paterna, e c'è sempre un po' di disordine in queste case. Le sedie hanno talvolta un piede in meno, le tavole sono macchiate di inchiostro, i barattoli di marmellata si svuotano da soli negli armadi. Io conosco queste cose e ne ho l'esperienza. Queste parole le scriveva nel 1983, molti di voi non c'erano, noi c'eravamo, tu no forse, ma... No, Georges Bernanos. Per cui primo concetto, ecco, che vorrei sottolineare questa sera, nello stare insieme dobbiamo avere anche l'umiltà di dire che siamo povera gente e facciamo quello che possiamo. Anche su tre piedi la sedia si regge, ma è fatta così. Dobbiamo avere, altrimenti se tendiamo e puntiamo ad avere la perfezione saremo sempre, non ci arriveremo mai. Solo Dio è il perfetto, la perfezione. Secondo pensiero, Don Antonio ha detto che sono stato parroco di San Frumenzio, è una bella comunità, è ovvio che era una bella comunità perché avevo un consiglio pastorale formato da persone straordinarie. Uno dei membri si chiamava Marco Guzzi, lo conoscete? Quindi lui era del consiglio pastorale della parrocchia di San Frumenzio. E allora cosa voglio dire anche con questo pensiero? Con questo pensiero voglio dire che un prete o un responsabile di una comunità non può far niente se non c'è intorno una vera comunità di persone che pensano, che amano e che si mettono a servizio. Mente, cuore e mani sono importantissime, ecco. Allora, io ho detto sempre, ecco, sono arrivato nella parrocchia di San Frumenzio nel 1976, poi ci sono stato 28 anni, avevo 36 anni e la maggior parte delle famiglie, perché era una parrocchia di periferia, la maggior parte delle famiglie che erano venute a vivere lì erano i figli di quelli che stavano al centro e che quindi si spostavano in periferia. E su per giù avevano l'età, la mia età. Marito e moglie che si sposavano, mettevano sui figli, era una, così, un quartiere che si stava formando, un nuovo salario. Ho sempre detto che io sono stato, ho cercato di aiutare la comunità, ma la comunità è stata quella che mi ha formato e mi ha fatto crescere. Questo rapporto tra chi è responsabile e chi vive nella comunità è necessarissimo. Se manca questo rapporto non si arriva da nessuna parte. Anche se c'è un parroco o un responsabile di comunità efficientissimo, sarà una macchina bella, ma non rimane, perché la comunità che vive sul territorio è quella che poi dopo, cambiato il parroco, continua. Grazie a Dio ho visto che quando io sono andato via da San Frumenzio nel 2004, adesso sono quasi 20 anni insomma che manco, è una comunità che ha continuato tranquillamente, non se ne è nemmeno accorta del passaggio di consegna con il mio viceparroco e poi con gli altri sacerdoti. Questo è importantissimo e credo che sia fondamentale. Ecco. L'altra domanda che ci ha fatto Don Antonio, ecco, io credo che la domanda è: la parrocchia può evangelizzare oggi oppure è fatta per evangelizzare? Ecco, io credo che qui ci sta un passaggio fondamentale, diciamo così, importantissimo, perché fino a poco tempo fa il problema che dell'evangelizzazione che cadeva sulle spalle della comunità parrocchiale non era minimamente sentito.
La parrocchia era quella realtà che in qualche modo dove tutti quanti afferivano per ricevere i sacramenti, per ricevere i doni di Dio, ecco, eccetera. Una volta che l'avevano ricevuti, tornavano a casa e non avevano minimamente, ecco, cioè non si sottolineava la coscienza che dovevano essere coloro che portavano l'annuncio di Gesù Cristo nelle altre. Mi permetto di dire, ieri sera ho partecipato alla riunione che abbiamo fatto nel settore sud della nostra diocesi, quella che in questo momento stanno facendo quelli del settore est. Ci sono state tre testimonianze. Una testimonianza di una persona che ha detto che viveva in un certo ambiente, ecco così, dove lui lavorava, adesso per evitare, insomma, di pensare. E questa persona dice: però io mi sono molto preoccupato perché non è mai venuto nessun sacerdote, anche se aprivamo dei nuovi ambienti, eccetera, a benedire, ecco così. Siamo entrati dentro questo ambiente senza una benedizione del Signore. Quando io poi me l'ha detto il vescovo ausiliare, ecco, ho incontrato il vescovo ausiliare e ho detto: scusa, io sono rimasto sorpreso perché quella persona non ha detto, se il sacerdote non viene, ma io che sono battezzato e sono re, sacerdote e profeta, proprio perché ho ricevuto il battesimo, sono diventato Cristo, sono, non iscritto al club dei cristiani, sono diventato Cristo, sono diventato figlio nel figlio, sono diventato erede di Dio, coerede con Cristo, ci dice San Paolo. Membro del corpo di Cristo, lui il capo, io le membra. Quindi se io sono diventato partecipe della vita stessa di Cristo, io posso portare la benedizione in questo ambiente e dire bene in questo ambiente perché Dio sia presente e possa operare la positività. Perché la persona che ha parlato ieri sera, diceva al vescovo ausiliare, non si è posto il problema? E ancora allora il discorso che probabilmente dovremo riscoprire la ricchezza che ci è stata consegnata e che è la ricchezza che dovremo consegnare agli altri. Quando leggiamo, dimmi quando mi devo fermare perché sennò dopo vado a finire. Quando leggiamo la parabola dei talenti, voi ricorderete molte volte la parabola dei talenti, che cosa sono i talenti? I talenti sono: io ho il talento musicale, io non posso sprecare i talenti che Dio mi ha dato. Tenete presente che quella parabola, 10, 5, 2, oppure in maniera diversa, è una parabola che ci dice: il Signore a ciascuno dà quanto lui può contenere, il massimo di quello che può contenere, e che cos'è? La presenza sua, di suo figlio. E se mi ha dato la realtà di Cristo, io sono diventato Cristo, non posso prendere questo talento e prenderlo e metterlo sottoterra. E quindi se comprendiamo bene le parole del Signore, diventeremo anche noi annunciatori di Cristo, ecco, nei confronti degli altri. Proprio allora il primo compito è quello, e come probabilmente hanno fatto, ecco, Don Antonio, Marco, eccetera, è quello di prendere coscienza non solamente di quello che ci è stato dato, ma di quello che sono, e mettendo insieme il dono di Dio e la realtà che io sono, possiamo essere espressione positiva per gli altri. Se non arriva questo, noi saremo solamente, ecco, così dei collaboratori, dei preti che ci dicono: accendi le candele, spegni le candele, fai questo. Noi siamo Cristo, siamo portatori di un messaggio, di un dono, i talenti che ci sono stati e la ricchezza di Dio che ci è stata messa nel cuore e non possiamo tenerla nascosta dentro. Ecco, uno degli sbagli che abbiamo fatto, poi mi fermo, uno degli sbagli che abbiamo fatto noi Chiesa, no, non, scusate, la parola Chiesa non la voglio utilizzare perché se no sembra quasi la Chiesa sia il Vaticano, i preti, i vescovi, i cardinali, eccetera. Cioè, lo sbaglio che abbiamo fatto è quello di dire, per esempio, ai genitori: state fermi, state buoni, mandateci i vostri figli in parrocchia, noi li istruiremo e li faremo diventare buoni cristiani e poi ve li riconsegniamo. Senza pensare che loro erano i primi educatori della vita e della fede dei propri figli. L'abbiamo dimenticato. Perché? Perché noi dobbiamo dire la verità in maniera chiara, in maniera piena, perché noi siamo coloro che sanno bene quello che è la verità cristiana e la dobbiamo consegnare ai vostri figli. Quando li avremo istruiti, ve li riconsegneremo. E che cosa è successo? Che abbiamo fatto diventare le nostre parole, parrocchie, una realtà scolastica. Vengono i bambini, si istruiscono, prendono il dono che gli viene dato, l'Eucaristia,
alcuni la cresima, se ne vanno e ci dicono arrivederci, quando mi sposerò ecco, prenderò pure l'altro pacchetto che avete preparato per me e quindi io continuerò la mia vita cristiana. Quindi qui è un cambiamento di mentalità totale, prima da parte dei responsabili della comunità e poi delle comunità stesse. Mi fermo, basta. Se no non parla più lui. Ok, che faccio? Sposto. Sì. Ma c'è, sono cose diverse. Abbiamo uno, quello è solo per registrare. Bene, grazie a Don Antonio, grazie a Enrico, grazie a tutti voi. È sempre un piacere riflettere sulle questioni importanti, come stiamo cercando di fare. E credo che Enrico ci abbia già introdotto in quello che a me sembra, come dire, il punto fondamentale per cui la Chiesa da almeno 40 anni parla di nuova evangelizzazione. No? Questo termine fu reso pubblico da Giovanni Paolo II nel suo primo viaggio in Polonia, quindi siamo nel 79, in cui lui parlò esplicitamente di una nuova evangelizzazione che prendeva il via in quel momento nella storia della Chiesa e del mondo. Ora, perché, no? Perché una nuova evangelizzazione? Evidentemente, se sentiamo il bisogno di una nuova evangelizzazione, vuol dire che qualche problema nella vecchia evangelizzazione c'era, perché altrimenti avremmo continuato a fare quello che abbiamo fatto per 2000 anni. Quindi il primo punto che secondo me la Chiesa sta cercando di comprendere, ma ancora con molto ritardo, è che cosa è in crisi. Perché che ci sia una crisi clamorosa nella vita della Chiesa, lo dice il Papa, no? Papa dice, per esempio, nell'Evangelii Gaudium, al numero 70, non possiamo ignorare che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. Quindi si è prodotta una rottura della trasmissione della fede. Una cosetta non da poco, perché se si rompe la trasmissione della fede tra le generazioni, vuol dire che la fede scompare. D'altronde il Cristo ha detto, ma io quando tornerò la troverò, il che vuol dire che potrebbe anche non trovarla, o che lui pensava che avrebbe potuto non trovarla, quindi è un'ipotesi remota, si spera, ma non del tutto astratta. È uscito l'ultimo sondaggio fatto dalla Ipsos di Pagnoncelli con la CEI, mi pare proprio, con alcuni uffici della CEI, sulla spiritualità, la cultura degli adolescenti fra i 14 e i 18 anni, e ci sono dei dati da questo punto di vista molto interessanti ma anche sconcertanti. Cioè, quanti di questi hanno come un punto di riferimento un prete? No? Ecco, 1 su 100. Ok? Quindi il primo dato che secondo me noi dobbiamo prendere molto sul serio e capire è perché stiamo vivendo questa crisi, che io credo sia di crescita, lo dico subito, io sono convinto che questa sia una crisi di crescita, ma se non la analizziamo a fondo rischiamo, come a me pare che talvolta si faccia ancora, di mettere toppe, le famose toppe sul vestito vecchio che, come sappiamo, producono strappi spesso più gravi, come vediamo, perché lo strappo continua. Cioè i dati sono molto allarmanti se li prendiamo solo sociologicamente. Siccome noi siamo cristiani, quindi i dati li leggiamo anche spiritualmente. E allora potremmo dire che un intero sistema di pastorale, di catechesi, è arrivato alla fine, non funziona più. E questo anche, non è che lo dico io, Papa Benedetto XVI, nella prefazione che fece alla nuova edizione dell'introduzione al cristianesimo nel 2000, dice: in questo momento storico il cristianesimo non è riuscito a porsi distintamente come un'alternativa epocale. Quindi culturalmente noi non siamo un'alternativa adeguata.
come fede non la trasmettiamo adeguatamente, quindi siamo in una crisi gravissima e io direi meno male. Meno male, perché se, naturalmente qui non mi posso troppo soffermare, ma io ho cercato di interpretare sulla base anche delle riflessioni magisteriali, quindi non è che sono cose che mi invento io, per fortuna, c'è un intero sistema che potremmo definire rappresentativo della fede, cioè una fede molto rappresentata. Cioè, diceva giustamente Enrico, noi attraverso il battesimo siamo Cristo. Ok? Allora, io vorrei sapere se noi andassimo davanti ad una parrocchia di Roma, qualunque, a dire, ma senti, amico mio, tu come Cristo, come vivi? Come vivi come Cristo? Facciamo un'altra domanda, facciamo. Posso essere cattivo? Posso? Tu sei cattivo, dai. Posso? No, scusate, perdonatemi prima che lo dico. Quanti di voi si sono sentiti portatori e evangelizzatori degli altri perché sono Cristo? Appunto. Provate un pochino a pensare, ecco, ognuno pensa a se stesso, ecco. Ma io, il dono che ho ricevuto, ecco, no? Ho sentito il bisogno, l'esigenza di darlo agli altri? Provate un pochino a pensare, cioè, ognuno pensi su se stesso, ecco, no? E vedete che io lo dico per me, lo dico, ecco, in fondo, poi dopo ho fatto, come Don Antonio, ho fatto il mio lavoro, il mio servizio, eccetera, così, ecco. Però questa esigenza, bisogno, questa emozione interiore, ecco, ma lo devo dire, ecco, perché è talmente bello, è grande, è talmente ricco, io sono diventato figlio, sono diventato Cristo, te lo dico, perché pure tu non vuoi diventare così e te lo dico, perché? Proviamo un pochino, ci avete mai pensato ad essere portatori, annunciatori, quindi l'evangelizzazione? Scusate. Ecco, ma io che sono più cattivo di te, io direi, ma i nostri pastori ci hanno insegnato questo? Sì. Ci hanno iniziato a questo? Perché alla fine la responsabilità viene sempre dagli insegnanti, cioè noi apprendiamo quello che ci viene trasmesso. E siccome la trasmissione della fede preeminentemente e per secoli è stata gestita dall'ordine ministeriale, adesso tu dici no, dobbiamo essere noi, ma questa è una cosa recente. Sì. È recente e non è adeguatamente strutturata nella formazione. Cioè, chi ci ha mai dato, diciamo, sì, tu mi hai chiamato a fare, giustamente, nel consiglio pastorale, è stato un gran piacere per me. E in fondo, se tu ti ricordi, le riunioni che facevamo 20 anni fa toccavano sti temi qua. Perché tu partisti con la crisi della parrocchia come tema, no? Come rianimare la parrocchia. Questo era il tema 20 anni fa, su questo abbiamo tentato di parlare, di riflettere. Quindi io direi, il tema all'ordine del giorno è i processi iniziatici. Cioè, come possiamo nel XXI secolo, quindi con una psicologia diversa, una cultura diversa, molto più esigente, molto meno, come dire, adattabile ad una rappresentazione astratta dei misteri. Per cui, sì, io leggo nella Lumen Fidei che cosa accade nel battesimo, ed è quello che sappiamo, no? Quindi noi moriamo come soggettività vecchia, segnata dal peccato, veniamo liquidati nel fonte battesimale, no? Sant'Efrem diceva che il fonte battesimale è una tomba, per poter essere rigenerati ad una nuova identità, un nuovo io che è incorporato nello spirito di Cristo, possiede lo spirito di Cristo. La ricreazione. Quindi io adesso sto parlando nello spirito di Cristo e dovrei esserne consapevole. Allora, io mi chiedo, questa cosa, che è una cosa straordinaria, la riusciamo a vivere? Come possiamo iniziare a viverla? Perché se no è inutile che pretendiamo, come dice il Papa in un famoso discorso, da alberi non coltivati di dare frutti impossibili. Cioè, per poter fare questo c'è bisogno di un cammino iniziatico permanente. Permanente, che deve utilizzare degli strumenti che ancora non ci sono, recuperando tutta la tradizione, cioè non è che ci inventiamo niente.
quando parliamo di pratica meditativa, chissà che cosa uno pensa, però voglio dire, io vi cito queste quattro righe e poi mi dite chi l'ha scritto. Bisogna cercare di tenere la mente nella quiete. Ecco, io mi fermerei qui e direi, come si fa? Perché noi siamo uomini e donne del XXI secolo, non basta che ce lo dici, la mente è una scimmia impazzita, dicono gli indù, dentro una gabbia. Quindi mantenerla nella quiete non è affatto naturale, non ci viene affatto naturale. Naturale ci viene avere una mente angosciata, affannata, piena di pensieri in gran parte nefasti. Allora, vogliamo intervenire su questa prima frase seriamente? E continua. Non è possibile scrivere nella cera, tavolette di cera, se prima non si sono spianati i caratteri che vi si trovano impressi. Quindi prima devi spianare i caratteri, cioè, detto in termini meditativi, devi silenziare i tuoi pensieri aggressivi, automatici. Se non li silenzi, quelli diventano il tuo io, un io automatico, condizionato, che non sa proprio niente dello Spirito di Cristo, anche se va a messa tutti i giorni. Chiaro? Questa è la svolta della nuova evangelizzazione. Dobbiamo essere di un realismo brutale e fare verifiche continue tra di noi. Come procede la tua mente? È ancora piena di affanni, di dolore, di sofferenza, di angoscia? Come possiamo, come dire, curarla? Allo stesso modo, non è possibile offrire all'anima gli insegnamenti divini se prima non si tolgono via le idee preconcette derivanti dai costumi acquisiti. E questo non è una cosa che uno fa una volta e ha fatta, la deve fare tutte le mattine, tutti i pomeriggi, tutte le sere, o meglio, tutte le volte in cui desidera che la sua anima sia impressa dai caratteri divini e non dai caratteri condizionati del vecchio io. Ebbene, questa frase è di San Basilio Magno, quindi parliamo del IV secolo. Non è una novità. Il problema è che nella pratica ordinaria cristiana queste cose sono state completamente dimenticate. Completamente dimenticate, delegando tutta la pastorale. Io non è che critico la storia, perché probabilmente era necessario, io non lo so. Quello che so è che oggi non basta, questo è sicuro. E questa è la crisi. Da qui dobbiamo partire con grande realismo e grande umiltà. Quando lo facciamo, poi dovremmo vedere gli effetti. Che vuol dire evangelizzare? Anche qui ci dobbiamo capire. Cioè, evangelizzare vuol dire trasmettere una dottrina, fare aderire ad un club, no? Oppure evangelizzare vuol dire salvare. Evangelizzare per noi vuol dire salvare. Cioè, quando noi annunciamo il Vangelo, noi compiamo di per sé un atto di salvezza che dovrebbe avere effetti salvifici sulle persone. Se non ci sono, è un grosso problema. Ci dovremmo chiedere, ma stiamo evangelizzando, cioè stiamo facendo accadere il Vangelo, oppure stiamo propagandando una dottrina che non fa cambiare niente nel cuore delle persone? Le persone dovrebbero accorrere nei luoghi in cui accade l'evento salvifico. Se non avviene è un problema ed è quello che stiamo vivendo. Quindi il punto di partenza, prego, per me è questo, l'iniziazione. Aspetta, aggiungo un pensiero a quello che ha detto Marco, condivido al 100%. Ricordo un incontro di giovani e avevamo fatto un incontro di preghiera e si è letto il Vangelo in cui Gesù dice agli apostoli, ecco, vi mando, andate in tutto il mondo, battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi rendo conto che più di una persona, anzi una ragazza era proprio vivace, ecco così, che rimane proprio quasi interdetta. Ma come? Ma lasciamoli in pace, stanno tanto bene. Perché dobbiamo andare a sfrugugliarli e perché dobbiamo andare a imporre i nostri pensieri e la nostra realtà? Cosa significa andare e battezzare tutte le genti? Vedete quello che stava dicendo Marco, ecco, se non afferriamo fino in fondo
quello che significa, la parola battesimo significa essere immersi. Andate e immergete tutte le persone nella realtà di Dio, perché se sono immerse nella realtà di Dio, loro sono realizzate pienamente. Ora, questo concetto è un concetto che forse non è ben chiaro e forse noi non abbiamo saputo spiegarlo bene e sembra quasi un proselitismo, un andare a cercare le persone perché dobbiamo far vedere che noi siamo tanti e siamo forti e siamo così impegnati. Se noi abbiamo l'obiettivo, ecco, così del potere e dell'acquisizione, ecco, del numero, e arriviamo in Piazza San Pietro e siamo 200.000, e allora tutti quanti veramente... Non è questo, ecco, il discorso che fa Gesù, ecco, no? Andate e immergeteli nella realtà di Dio. Allora io anelo e desidero e vorrei che tutti quanti fossero, ma perché io per primo sono immerso nella realtà di Dio, con il discorso che ci stava facendo Marco adesso, ecco, no? Metto da parte tutte quante, e io dicevo più che la cera, dicevo, la fantasia è come le nuvole, che pieno, pieno, che deve, corrono, 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 ecco. Bisogna fare il cielo limpido, ecco, per poter, ecco, rivedere l'orizzonte in maniera chiara. Se è così, allora possiamo andare avanti. Se non arriviamo a questo, allora qui è il discorso che tu ci hai fatto prima, ecco, il discorso. Ma noi, Chiesa, noi responsabili di comunità, guardate, non dico Chiesa perché sembra quasi che noi siamo la Chiesa, i laici non sono noi, noi responsabili di comunità. Abbiamo compreso questo pensiero e lo abbiamo saputo comunicare e dire agli altri, ecco l'interrogativo e probabilmente ecco il rinnovamento della comunità parrocchiale, che deve cominciare dai responsabili e deve andare, ecco, vedo che c'hai in mano il microfono. Sì, volevo sottolineare una cosa con una piccola esperienza, è fatta con mio nipote, visto che si è parlato di passaggio intergenerazionale della vita. Mio nipotino, figlio di mia sorella, oggi 14enne, unico nipote, ha tutto, i giochi, tutto quello che si può immaginare, lo sappiamo. Verso i 6 anni mi trova in giardino, io pregavo i vespri, stavo a occhi chiusi, così. Si avvicina, mi gira attorno, mi interrompe, mi dice: zio, che fai? E io rispondo: prego. Ah no, non dico prego, non sapevo che dire, allora gli dico: parlo con Gesù. La preghiera è un dialogo, Teresa d'Avila dice così. Lui se ne va, mi rigira attorno, poi si riavvicina e mi fa: e dov'è? Dov'è Gesù? Allora io, non sapendo che dire, faccio e soffio in faccia e dico: guarda, non si vede ma si sente. Lui fa: boh, e se va. Mai più, non ho mai più potuto fare il prete in casa, che poi è difficile fare il prete in casa perché conoscono tutte le tue magagne, o forse proprio lì è possibile proprio per questo. Il bambino cresce, dopo 2 anni io sto in casa, lui ha capito che si muore e quindi è un periodo che non dorme la notte, non dorme la notte, non sanno come farlo dormire. Allora mia sorella sta in casa dei miei, dice: no, fallo tu, provaci tu, io vado a dormire nella sua camera. E siccome avevo iniziato a fare meditazione in un certo modo, come ho imparato e sto imparando piano piano, io ho fatto esercizi di meditazione. Giacomo, fai così, che pensieri ti vengono? Piano piano l'ho portato dentro. Senti il tuo corpo, senti i tuoi piedi. Zitto, 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 quello si è addormentato. Il giorno dopo mi incontra in cucina, era arrabbiato. E io solo dopo ho capito la sua rabbia. Mi incontra e mi fa: mica buongiorno. Uffa! Perché solo voi preti sapete queste cose? Io sono andato a fondo a questa domanda: che cosa stava dicendo dentro di sé? Mamma e papà mi hanno dato tutto, ma questo non me l'hanno dato. A me mi ha colpito molto, cioè la capacità dell'interiorità. Io per la prima volta mi sono sentito prete, forse anche un po' sciamano, se volete. Ma prete nel senso che quel bambino ha capito che non è un discorso con l'amichetto immaginario, la preghiera, ma che c'è un mondo interiore. Allora su questo, io, voi avete fatto una domanda
provocatoria, reale, no? Ti sei mai sentito in Cristo nuovo per evangelizzare? C'è una domanda ancora previa, ma io mi sento salvato. L'operatore, mi sento, io prete, se mi sento salvato dai miei demoni interiori, e ogni persona. Cioè io trovo alle volte che ci può essere una gran mancanza di interiorità semplice a partire da noi preti e poi anche spesso dai più vicini, e questo mi colpisce. E prima di ricevervi la parola su questo punto qui, io ho chiesto a qualche persona del gruppo, qui ce ne sono almeno due, siccome le persone che sono venute a fare questo esperimento sono persone che già stavano in parrocchia e hanno fatto i catechisti, gli economi, hanno fatto tutto in questi anni, ho detto: senti, dimmi in due parole cosa c'è di diverso, se è cambiato qualcosa in questi anni, 4 anni in cui abbiamo fatto insieme questa. Allora io le vorrei sentire un attimo, così sentiamo anche il popolo, che siamo noi, chi ci sta qui, qui c'è Maria Rita, do a te la parola, c'era in Geronate Manuelino, ah ecco, se vuoi parlare ce la dite brevemente, perché poi è proprio scritto, niente. Scusate, ma l'ho scritto perché la domanda che ha posto Don Antonio non era facile e quindi l'ho meditata la risposta in, devo dire, in una settimana, soprattutto di notte. Mi ci svegliavo e dicevo, però forse c'è anche questa cosa. E allora leggo perché penso sia più giusto così, sia più completo. La domanda era: darsi pace perché? Che bisogno avevo di un'esperienza così? Non mi bastava il mio quieto e rutinario essere credente praticante? Non mi bastava il mio colpevolizzarmi per gli errori commessi o per la mancata approvazione del mondo? Non mi bastava quel tranquillo e consueto assorbimento del dovere e del precetto domenicale? No, ho scoperto che non mi bastava più e ho scoperto che non lo sapevo. Questo cammino ha avuto il merito di darmi una scossa, di suscitare in me il desiderio e la curiosità della ricerca di Dio, di una fede più autentica. Ha stimolato quella parte della mia anima che c'era ma stava assopita. Certo, quando si scende in profondità nell'anima, si scende in un abisso profondo. È doloroso, è sconcertante e anche destabilizzante. Ma se ci si abbandona, se si fanno cadere tutte le corazze dell'armatura che ogni giorno ci mettiamo addosso per combattere la vita, se ci lasciamo agire dallo spirito, allora dall'abisso si risale, allora si scopre che in quella profondità c'è Cristo, allora riusciamo a trovare Cristo che vive in me, come ci diceva Paolo, e Cristo che vive in ogni sorella e in ogni fratello. E quando la vita mi destabilizza, e spesso mi destabilizza a me, mi fermo, cerco di ritrovare il centro. Spesso è difficile, ma ci provo. E se ci credo, se mi abbandono, se torno a vivere il qui ed ora, ci riesco. Non si cancella il dolore e non si cancella la sofferenza. Semplicemente scopro che sono altro, che non sono quel dolore, che non sono quella sofferenza, e allora torno a essere viva. Io non condivido tutto il Marco Guzzi pensiero, te lo dico molto sinceramente, meno male. Antonio lo sa. E talvolta mi ci arrabbio anche, però questo è uno stimolo a continuare il percorso, perché è il segno che Marco Guzzi non è un indottrinatore, che il mio spirito critico è vivo, che la mia fede è una relazione diretta con Dio senza intermediari, e questo è solo un bene. Poi fondamentale è l'esperienza che stiamo facendo qui in parrocchia, questo piccolo laboratorio. Non ci siamo mai fermati, non ci ha fermato neanche il lockdown. Ci vedevamo su Skype puntuali e assetati ogni 15 giorni, ho usato questo termine, assetati, sì, è il termine giusto per definire il desiderio che mi spinge, che ci spinge, ci sono diversi qui presenti del gruppo, a continuare.
Abbiamo iniziato il quinto anno, anche se Don Antonio ha detto sono 4 anni, in realtà noi adesso abbiamo iniziato, sono 3 anni che stiamo facendo il percorso, però abbiamo iniziato il quinto anno perché noi, tenaci, il quarto anno ce lo siamo fatto quest'estate tutti insieme e qualcuno si è pure collegato dal mare pur di continuare, pur di esserci. Abbiamo iniziato il quinto anno, dicevo, e più vado avanti e più io ho sete, più ho desiderio di sperimentare ancora qualcosa di nuovo. Poi questo percorso mi ha aiutato a interrogarmi, a chiedere perché, a cercare di leggere i fatti e le azioni mie e degli altri, cercando di trovarne le ragioni. Se io reagisco in un certo modo a una situazione, se provo certe emozioni, c'è una radice profonda che lo determina. Scoprirla non cambia la reazione, perché la reazione poi è sempre quella, ma la fa comprendere, e comprenderla la rende innocua. Se una persona mi ferisce o si comporta male con qualcun altro, io mi chiedo perché. E già solo questo interrogativo cancella la ferita, cura la ferita. Quella persona non è quel comportamento, è altro. E allora tutto assume una luce diversa. E poi vorrei usare le parole di Santa Teresa d'Avila, che ha scritto: la vita è come un castello di nostra proprietà, al cui interno è la camera da letto, dove il Signore, padrone del castello e nostro amante, ci attende. A me piace molto quando Santa Teresa d'Avila si esprime così nei confronti del Signore, l'amante. Noi con la nostra mente perversa diamo un significato subdolo a questa parola, invece non è bellissimo. Il Signore è il nostro amante, magari lo fosse sempre per tutti. Ma noi siamo fuori del castello, alle sue porte, a chiedere l'elemosina senza comprendere che quel castello è nostro e vi possiamo entrare come e quando vogliamo. Ecco, a me darsi pace ha insegnato ad affidarmi allo Spirito per trovare la chiave che apre le porte per entrare in questo castello. Grazie. Grazie Marco. Grazie. Scritto, ma preferisco salire. Devo salire? Buonasera. Che domandacce che fate. Allora, io parto un po' dalle vostre provocazioni. Voi dite essere cristiani oggi che vuol dire, no? Mi interrogo, io quando nella mia vita di tutti i giorni mi sento portatrice di Cristo, e cavolo, parliamone, non è così semplice. Allora, qui io vorrei essere molto, molto sintetica, però in realtà devo fare un po' una piccola autobiografia, perché per poter portare Cristo io mi devo profondamente interrogare: io sono davvero Cristo? Io mi sento Cristo? E in che modo io divento Cristo? Cosa mi aiuta ad essere Cristo? E qui poi ognuno di noi ha la sua storia, la sua esperienza, la sua vita. Io mi ricordo spesso nelle formazioni, nelle cose che ci chiede, quando tu hai cominciato a interrogarti su Cristo? Io devo ringraziare Franco Zeffirelli, Gesù di Nazareth. Io avevo 14 anni, poco più forse, io guardando quella oggi la chiamano fiction, la chiamano serie, non so, ho cominciato dopo tutto quello che la famiglia mi aveva trasmesso, eccetera, a farmi qualche domanda in più, qualche domanda che partiva da me, che non era qualcosa che mi era indotto dall'esterno. E ho cominciato a cercare, ho frequentato le parrocchie, ho frequentato le catechesi, ho cercato tanto, ma spesso purtroppo ho trovato aria fritta, parole stereotipate che non hanno saputo neanche
anche minimamente scalfire quell'abisso che si apriva sempre più profondo dentro di me. E allora io non lo so se a voi è mai capitato di sentire un vuoto qua, proprio qua, qua, la bocca dello stomaco, fisicamente. E io l'ho sentito spesso, cioè ho sempre avuto, purtroppo, dico purtroppo, un po' questo orecchio allenato ai buchi fisici. E ho provato a riempire questo buco fisico in tanti modi. Ci ho provato col cibo, tanto sono golosona, e ci ho provato con gli amici, col divertimento, con la famiglia, con i grandi amori della mia vita, con i miei figli, poveri figli. Quanto spesso le mie figlie, io ho due figlie, sono state per me strumento per riempire un vuoto. E quante volte io devo chiedergli perdono per questo. E questo l'ho imparato quando? Quando ho cominciato a capire, a pregare Cristo dicendo una preghiera che a me piace tanto, è dire: Cristo, fammi tubo, io voglio essere il tuo tubo, passa attraverso di me. Questa è una cosa che mi commuove sempre tanto profondamente. Però il mio tubo è abbastanza pulito per far passare Cristo? E qui incontrare l'esperienza di darsi pace mi ha aiutato tanto. Tante parole, Marco, te lo dico, parli troppo, certo. È come il vino buono a volte in un grande barile di acqua. Perché? Perché gli esercizi che propone il percorso Darsi Pace, per chi non lo conosce dico brevemente: noi quando andiamo in chiesa a volte sentiamo dei catechesi, delle cose che però non parlano della vita nostra. Magari io sono presa, oggi ho litigato a scuola con i colleghi, o ho un altro pensiero in testa della vita concreta di ogni giorno che mi tocca quell'abisso. Vengo qua e non mi dice niente all'abisso, per cui la mia mente se ne va da un'altra parte, il mio cuore se ne va da un'altra parte. Allora, faccio finta che non c'è quella vita? Spesso ci si è chiesto di far finta che quella vita non ci sia e di concentrarci sulla bellezza di Cristo, sulla santità di Cristo, sulla meraviglia e il coraggio dei santi, ma io non so così. Io ho mia cognata che mi rompe le scatole, io ho tutte queste cose. E ho dei meccanismi che dentro di me agiscono e mi inquinano. E mi inquinano. E inquinano la vita che vivo intorno a me. Allora, c'è una cosa, te ne rendo atto pubblicamente, che si chiama esercizio a 9 punti, che poi sono diventati 10, 12, n punti, no? E si tratta di prendere in mano una esperienza banale, tutto sommato, che è solo strumentale, un momento in cui io mi sono arrabbiata per qualcosa, no? E sfogliare questa esperienza come una cipolla. Ci sono tanti strati, la rabbia, ok, ma dietro sta rabbia, perché mi sono arrabbiata così? Ok, andiamo a vedere, dietro la rabbia spesso c'è paura, la madre di tutte le paure, e scava e scava, scava e scava, paura di che? Come il gioco del perché dei bambini, e perché ho paura? E perché questa paura mi fa paura? E perché scava scava richiama la madre di tutte le paure? Quello che dicevamo prima, sto mal di stomaco, questo vuoto, che a me, lo confesso davanti a tutti, mi ha portato a prendere anche degli antidepressivi, ok? Dico, ma c'ho un male di vivere, ma che cavolo è sto male di vivere? E scavando le sfoglie delle paure, perché mi arrabbio se mia figlia non mi telefona più di tanto? Perché mi arrabbio se quel collega non mi cita in quel progetto? Perché sparisco, perché ho paura di sparire. E se questa paura di sparire mi fa tanto paura, io metto in piedi tutta una serie di meccanismi difensivi per cui aggredisco
per cui mi difendo, per cui strutturo tutta una serie di situazioni per non sentire quella paura. Ma c'è un modo per entrarci dentro con la paura. Quanta energia impiego per aver paura della paura e sfuggire la paura? Ma se io provo a entrarci dentro quella paura, ok, io non la scappo, mi ci metto là, mi ci accuccio dentro, ma non da sola. Io Cristo, quel Cristo di Gesù di Zeffirelli, no, l'ho sempre cercato un po' fuori. Quando ho cominciato a dire, ma io ho paura di chi mi ci porta dentro, Gesù vieni con me, io ho imparato a morire. Perché la paura più profonda è la paura di scomparire, si chiama paura della morte. E io questo l'ho vissuto. E l'ho vissuto per ben 2 anni di seguito, Don Antonio lo sa, nel triduo. Nel triduo santo io per 2 anni di seguito mi sono ammalata, mi sono messa a letto, l'ultima volta ho avuto il Covid, e mi sono tirata fuori dalla vita e ho sentito come il non esserci nella vita mi faceva stare in quel vuoto che tanto mi aveva fatto paura. Invece ci stavo e continuavo a respirare e continuava ad esserci, e tanta energia si poteva liberare perché non avevo più paura di starci, ci stavo e non morivo poi. Non morivo perché stavo lì e respiravo. E da lì piano piano quell'energia diventava parola, diventava nuova forza. Marco dice giustamente, non è una cosa che impari una volta per sempre, e che tocchi tutti i giorni, non è mai una conquista, però lì ho capito che cos'è morte e resurrezione. Morte e resurrezione non è a Pasqua, morte e resurrezione è tutti i giorni. Io tante volte ho detto, io morirei per i miei figli, chi è genitore penso che l'ha detto. Quando i miei figli mi hanno chiesto di morire un po' al mio orgoglio, cacchio che fatica che ho fatto. E ho imparato a morire, è stato faticoso, ma imparo anche a sentire che sono viva e che risorgo in quella morte. E lì veramente ho fatto esperienza di morte e risurrezione. E una Chiesa che ci insegni a fare questo, che ci insegni, ci accompagni quotidianamente a fare questo, che ci faccia un po' spegnere il chiasso che ci montiamo intorno per poter attutire questo vuoto dentro, io penso che la Chiesa debba insegnarci, prenderci per mano e entrare in quel vuoto. Perché tutta la fatica che facciamo a evitare il vuoto è energia sprecata. Perché nel momento in cui entriamo nel vuoto, liberiamo la nostra energia e riemergiamo. Sono stata lunga, scusatemi. Grazie. Grazie. Allora, 2 esperienze, 2 testimonianze, forse di iniziazione. E noi abbiamo ancora pochi minuti, un po' di minuti se volete utilizzarli per un'ultima battuta, un'ultima considerazione anche su quello che avete sentito. Non so che cosa, ma io credo che quello che avete detto, ho sentito queste 2 testimonianze, vi ringrazio, ecco, grazie, grazie e grazie, e perché mi sembra che c'è un cammino straordinario, ecco, di presa di coscienza. E quindi prendere coscienza di una realtà credo che sia fondamentale per tutti noi. E se permettete io racconto adesso un piccolo aneddoto, e così l'ho raccontato quando ero direttore nella Caritas e celebravo la messa con i poveri nella Cittadella della Carità. Ecco. E una volta così è capitato che volevo cercare di far capire l'importanza del nostro essere dono di Dio, ecco. E allora ho raccontato un piccolo episodio che è avvenuto con Don Tonino Bello, che ha raccontato lui. Don Tonino Bello, per chi non lo sa, ma credo che lo sappiate tutti, vescovo di Molfetta, più di 30 anni fa,
un vescovo straordinario, splendido. È stata iniziata, credo, la causa di beatificazione. Se voi prendete in mano i suoi scritti, le sue prediche, e poi scriveva in maniera eccellente, ecco, no? E così racconta, ha raccontato questo aneddoto. Lui voleva dare dare più importanza a un santuario che aveva vicino a Molfetta, dedicata a Santa Maria dei Martiri. E la tradizione diceva che tante persone che erano andate in Terra Santa, eccetera, tutte quante avevano sepolti lì, quindi c'erano queste sepolture di quelli che avevano dato la vita, ecco, per il Signore. Un santuario dedicato a Maria. Voleva che questo santuario fosse riconosciuto dalla diocesi in maniera un pochino più solenne, e ha chiesto a Roma la possibilità di poterlo far diventare non solamente il santuario di, ma la basilica. E allora ha chiesto, è arrivato il rescritto, lui ha fatto una grande festa, e facendo questa grande festa, ecco, così ha fatto portare questo rotolo che arrivava, la pergamena che arrivava da Roma. Entrano in chiesa, a un certo punto tirano fuori dal tubo quello che viene da Roma, questo rotolo, e lo cominciano a leggere, eccetera. Leggendo questo, era il tempo di Giovanni Paolo II, adesso non lo so bene il testo, al nostro fratello, così, Antonio Bello, vescovo di Molfetta, eccetera, concediamo, diamo in dono, ecco, la possibilità di chiamare la chiesa di Santa Maria dei Martiri se basilica minore. Quando ha detto questa frase, un giovane si è alzato su e lo interrompevano ogni tanto quando lui parlava, e gli ha fatto questa domanda: ma don Tonino, e perché basilica minore? Lui è rimasto un po' interdetto, perché non so se voi sapete, ecco, il perché, basilica maggiore e basilica minore, insomma. Le basiliche maggiori sono quelle che stanno qui a Roma, San Giovanni, la nostra cattedrale. E Giovanni XXIII addirittura voleva trasferirsi a San Giovanni, perché la sentiva come la chiesa, ecco, del Vescovo di Roma, ecco. San Pietro, San Paolo, Santa Maria Maggiore e San Lorenzo fuori le mura. Quindi le cinque basiliche, tutte le altre basiliche minori. Lui non se lo ricordava, non lo sapeva, non gli è venuto, però siccome era un po' un genio, lascia il microfono, va vicino al muro, comincia a battere questo muro, i ragazzi lo guardavano, fa così, poi vedete, questa è basilica minore, questa è la basilica. Poi va vicino a quel ragazzo, gli mette la mano in testa e dice: e questa è la basilica maggiore. Mi ricordo, l'ho raccontato così ai nostri amici, ai poveri a Santa Giacinta, e quando sono uscito fuori, Francesca, che cammina tutto quanto così: Don Enrico, basilica maggiore, basilica maggiore. Lei aveva capito, ecco. Allora, detto questo aneddoto, io credo che il cammino che state facendo è per una presa di coscienza di un dono e di una realtà così importante che ci è stata consegnata e che Dio ci ha dato gratuitamente, ci ha messo nelle mani, siamo diventati presenza sua, ma per dono, per misericordia. E se prendiamo coscienza di questo, è ovvio che faremo tutti gli sforzi per tutelare questa ricchezza che ci è stata consegnata, per riportarla, ecco, davanti al volto di Dio. Ecco, allora io credo che il primo passo, il passo più importante, il passo fondamentale, è quello dello sforzo di prendere coscienza di quello che Dio ha fatto per ciascuno di noi e dei doni che Dio ci ha fatto. Non tanto quello che io sono, ma quello che Dio mi ha dato, perché io sono niente. Ricordate, la scrittura dice che cos'è l'uomo? L'uomo è come un granello di polvere posto su una bilancia, niente. Ma per questo niente Dio ha fatto cose straordinarie, ha dato suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato me, per me da dare suo figlio. Prendere coscienza di questo è il primo passo, però per una vita spirituale serena, tranquilla, perché Dio mi ha amato, e se mi ha amato così non potrà mai dimenticarmi, perché sono suo figlio. Ecco, io penso che questo è il primo passo, e questo è il passo necessario, doveroso, che dobbiamo fare, ecco. Grazie. Sì. Proprio così. Diciamo che il tema è sempre questo, no? Direi, siamo tutti il Tempio di Dio.
quindi la Basilica Maggiore. Dio abita in noi, nel nostro corpo, e noi siamo il Tempio vivente. Il problema è, lo realizziamo? Questo è il tema. Questa è la svolta, questa è la nuova evangelizzazione. La nostra risposta è che, a parte ovviamente i santi, che notoriamente sono pochi, le pratiche iniziatiche generali, sociali, antropologico-culturali che abbiamo vissuto per secoli non funzionano più. Non funzionano più. E quindi o le persone vanno via perché non fanno un'esperienza così, non la fanno. Non la fanno. C'è un teologo cattolico, e spesso gli teologi cattolici sono i più cattivi di tutti, che dice che talvolta i cattolici sono quelli che fingono di credere in ciò che non capiscono. Capisci? Non va bene, non va bene. Cioè, questo non va più bene comunque. Le persone oggi, il bambino di 8 anni, non lo vuole, non lo accetta più. Non viene più ad una rappresentazione scenica nella quale gli dicono cose meravigliose di cui lui non fa alcuna esperienza, capisci? E questo è un bene, perciò io dico che la crisi è positiva, è di crescita. Cioè il crollo del sistema teatrale rappresentativo dell'iniziazione è il presupposto del fiorire, magari più piccolo, della comunità di realizzandi. No, nessuno è realizzato, siamo tutti poveracci, giustamente, no? Però perlomeno ci proviamo. E allora il problema, secondo me, è quali sono le metodologie, perché è anche una via, metodos vuol dire sulla via, no? Idonee per aiutare le persone concrete del XXI secolo a realizzare un pochino, ciò che noi da 2000 anni diciamo che è clamoroso, questo tesoro, giustamente, che dice Enrico, cioè, no? Immenso, è la divinizzazione, noi questo annunciamo, la salvezza appunto dalla morte, ma anche attraverso la morte, quindi attraverso un processo iniziatico continuo, battesimale e pasquale. Allora, a mio parere, e qui voglio dire, darsi pace non è niente, cioè io lo dico spesso, per me darsi pace non esiste, cioè che è un nome, noi non siamo altro che un piccolo contributo molto umile, tenace. Festeggeremo il 23° anno dei nostri gruppi adesso, l'anno scorso, non gli piace, quello cattivo. Fra due anni fai il 25, fai l'anno santo. Faremo l'anno santo, quindi noi siamo semplicemente un piccolo contributo a quella sperimentazione della fede che il Magistero ci invita a fare da decenni, no? Vi ricordate i laboratori della fede, oppure Papa Francesco che dice che dobbiamo sviluppare ogni forma di creatività. Ecco, noi, come dire, ci troviamo, quindi piccolo contributo che però ha una sua storia. E noi abbiamo capito una cosa semplice, che poi c'è nei documenti, questa cosa c'è già nei documenti, c'è già nel documento di base del 1970 sulla riforma della catechesi, cioè 73. C'è nel direttorio della catechesi del 1997, trovi tutto questo teoricamente. Ecco, quindi noi cerchiamo di, come dire, tradurre in pratica. Certo. E si tratta di integrare sostanzialmente tre elementi, noi lo diciamo sempre, tre elementi che poi sono venuti fuori stasera. Il primo elemento è un elemento di autoconoscimento più serio, noi dobbiamo conoscerci molto meglio. Molto meglio, potremmo dire portare l'esame di coscienza fino in dimensioni non consce, cioè portare il processo di liberazione anche lì dove noi stessi nemmeno sappiamo di essere in galera, incatenati. E questo 100 anni di psicologia del profondo ci aiutano, ma anche la riscoperta di grandi psicologie del profondo come per esempio quella buddista, che può essere utilizzata in questo modo, perché ci aiuta a studiare in profondità i moti interiori, anche quelli più sottili. I santi l'hanno sempre fatto, Evagrio Pontico parlava dei logismoi, quindi dell'osservazione dei pensieri, però chi lo fa? Cioè non è che tu dici l'ho detto e lo fai, no, per poter osservare i pensieri, come dice Evagrio Pontico, come dice lui, no? Interrogateli, da dove vieni? Beh, devi sviluppare intanto uno stato di concentrazione spaventoso, perché sennò tu sei semplicemente identificato con i tuoi pensieri e manco pensi che siano pensieri, pensi che siano i tuoi pensieri, che tu sia questo.
Quindi un autoconoscimento molto serio, nuovo e antico, perché ripeto, qui sono cose anche antiche, ma rinnovate. Una cultura, lo dice molto bene il Papa, lo ribadisce, no? Per esempio nella Laudato Si, non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi. Cioè non abbiamo le categorie, cioè, dobbiamo elaborarle, dobbiamo capire che sta succedendo. E questa è una crisi antropologica, no? Ha capito che vuol dire, lo dice anche il Papa, parla di crisi antropologica nell'Evangelii Gaudium, ma che vuol dire? Cioè, quale figura di umanità antropologica è in crisi e perché? Cioè, tutte cose, quindi una cultura da elaborare insieme, che diventi discorso comune, e una centralità contemplativa, di cui anche il Papa nell'Evangelii Gaudium ribadisce il fondamento, che anzi secondo me quello è il punto uno. Cioè, centralità contemplativa, pratica però, capite? Con pratiche efficaci. E qui ci vuole una sperimentazione, delle domande. Noi lavoriamo anche con ordini religiosi, con, da sempre, col mondo religioso, e quindi ci interroghiamo. No, il modo in cui noi per esempio preghiamo le lodi, i vespri, è diciamo un'orazione autentica, cioè che cambia lo stato della mente, del cuore e ti mette in comunicazione con lo spirito presente di Dio, rigenerandoti in profondità, oppure è, come dice ancora Evagrio Pontico, dire preghiere, e lui dice che è una vana fatica della carne. E questo ce lo dobbiamo chiedere. Io ho fatto pure degli incontri con monasteri di clausura, di suore carmelitane, che mi dicevano in camera caritatis che per loro, perfino per loro, la ritmica delle 6-7 preghiere al giorno finiva per diventare un dovere tra gli altri. Quindi non c'era nessuna esperienza reale, perché la contemplazione reale è rigenerativa. Quindi se fai una pratica di preghiera e ne esci come prima, vuol dire che non c'è stata preghiera, cioè è un'altra cosa, hai detto preghiere, hai fatto i tuoi pensieri. Cioè, quindi questi tre elementi vanno dinamizzati, è una sperimentazione, noi siamo un laboratorio, non è che abbiamo la risposta in tasca, forse anche per questo io parlo un po', perché si tratta di fondare una nuova cultura, cioè voglio dire, non che la devo fare io, ma la dobbiamo fare noi, e qualcuno la deve anche, come dire, mettere in opera, e la cultura è parola, quindi tentando di costruire una nuova cultura magari si dicono pure un sacco di fesserie, ma questo lo mettiamo nel conto. D'altra parte, ripeto, per me darsi pace non esiste, come non esisto io, a me io non esisto, a me già quando dicono Marco, già mi sento in imbarazzo, ma che so io? Niente. Cioè, qui stiamo parlando sul serio, ragazzi, cioè stiamo parlando della nuova evangelizzazione che è opera dello Spirito, non è né opera mia, né opera sua, né opera dei Papi. E noi sappiamo benissimo che lo Spirito veramente opera dove vuole e normalmente opera nei margini. Cioè, le grandi riforme della Chiesa, i grandi ricominciamenti non sono accaduti a Roma, sono accaduti in piccoli gruppi, spesso laicali. No, San Benedetto era un laico, San Francesco era un laico, poi si è fatto diacono, però era un laico, cioè piccoli gruppi marginali che hanno sperimentato anche per disperazione, tra virgolette, cioè posti ai limiti, e noi oggi siamo tutti un po' ai limiti, un contatto più reale con la salvezza di Dio. E questo, a mio parere, è oggi qualcosa che preme nell'antropologia universale. Non è un problema di religione, cioè è un problema di specie. È la specie umana che è appellata per salvarsi a questo cambiamento radicale della mente. In tal senso per me è un tempo propizio, sia pure terribile per certi altri aspetti, però è propizio per ricominciare. È propizio per ridare inizio alle cose, in modo radicale, umile e sempre nell'abbandono. Quindi senza pretese, nell'abbandono, nell'umiltà e nella fede però fervente. Quindi ecco, sì, avendo un'ambizione alta, molto alta. Questo discorso, la parola fede, deve essere autentica, vera. Faccio così brevemente, se c'è un minuto ancora,
Vi ricordate nel Vangelo, c'è un episodio straordinario, quando Gesù viene da Betania, sale sul Monte degli Ulivi, per chi c'è stato se ne rende conto, e appena ha scavallato, ecco, il Monte degli Ulivi, si para davanti agli occhi, e anche oggi potete vederlo, c'è la moschea di Omar, ma c'era allora il Tempio di Gerusalemme, quindi con le porte d'oro, ecco, tutto, e siccome va verso est, le porte erano, quindi di mattina, immaginate il sole che colpisce, e vi ricordate la domanda che fanno gli apostoli a Gesù: Maestro, guarda che bello, guarda che bellezza. E Gesù si mette vicino a loro e dice: che bellezza, che bellezza. Ma io vi dico che di quello che voi vedete non rimarrà pietra su pietra. Provate un pochino a pensare quello che è avvenuto dentro il cuore degli apostoli. Però mi permetto di farvi fare, lo faccio per me, facciamo un salto pindarico, ecco, no? Andiamo via della conciliazione, mettiamo le spalle al mausoleo, e poi guardiamo la Basilica di San Pietro. Se avessimo vicino Gesù che ci dice: vedi che bello, non rimarrà pietra su pietra, la nostra fede rimarrebbe? Saremmo ancora capaci di dire: sì, Signore, io credo? Proviamo a pensarci. Oggi sta avvenendo qualcosa di simile. Oggi noi abbiamo puntato molto sulle nostre, le nostre strutture. Oggi le strutture ci stanno ammazzando. E forse il Signore ci sta dicendo qualche altra cosa. Non vi mando più sacerdoti, preti che dirigono le parrocchie, ecco il discorso della parrocchia, perché siete talmente impegnati nel tenere in piedi le strutture, le cose, che alla fine voi, il vostro cuore sta lì, la vostra mente sta lì, il vostro affanno sta lì, dovete portare avanti questa struttura, ve le tolgo. E come faccio a toglierle? Vi tolgo coloro che gestiscono questo. Proviamo un pochino a pensarci se quello che sta avvenendo è una parola di Dio, e se invece quello che sta avvenendo è solamente un pianissimo, perché stiamo aspettando che ritorni i bei tempi quando le forze che arriveranno e prenderanno in mano tutto quanto. Immaginate i grandi monasteri dei tempi passati, che sono diventate la questura, i tribunali, eccetera. Immaginate quello che i grandi istituti religiosi, che hanno le grandi scuole, eccetera, e non hanno più persone. Immaginate, ecco, le grandi, che cosa sta succedendo e che cosa ci sta dicendo il Signore oggi attraverso forse anche questa carenza e di sacerdoti e di cristiani. Che ci sta dicendo oggi? La domanda forse è il discorso di fede. Il Signore ci sta parlando. Che cosa ci sta dicendo oggi in questa situazione? La domanda ce la dobbiamo fare e dobbiamo cercare insieme una risposta a questo, credo. Grazie. Grazie. Grazie Marco, grazie Don Enrico. Pensavo che il Signore mi fa morire giovane così, leva tutti la vita. Se crolla San Pietro, ma rimangono i cardinali, possono mettere. Ma io mi cosa che si papa automaticamente. No, sto scherzando, me ne vado via dall'incontro con un senso intanto positivo, perché queste ultime battute ci leggono proprio positivamente quello che di solito invece, di cui di solito parliamo come gran tragedia: non ci stanno i preti, non ci stanno qui, non c'è. E come elemento positivo, e pensare diversamente rinnova la mente, quindi poi ci aiuta e aiuta la comunità insieme a trovare le vie che il Signore suggerisce. Poi con gli interrogativi, ci ha lasciato con un interrogativo. Noi nel nostro piccolo rilanciamo il cammino quest'anno pastorale, ascolteremo poi anche le linee che c'è nella diocesi, ma sicuramente questa centralità dell'iniziazione, del morire e risorgere concreto, reale, dei metodi per sperimentarlo, ecco, io ce l'ho dentro fortemente, cercheremo insieme alla comunità parrocchiale di continuare nel nostro piccolo a camminare. Quindi vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio pure tutti quanti voi e anche tutti i membri del Consiglio Pastorale. Sì, mi ricorda, se qualcuno non conosce la realtà di Darsi Pace, può ritrovare questo libretto, Alessandro li sistemate, sul balcone, che può essere utile.
e ci dai una benedizione, un momento di silenzio recettivo, direi. Una benedizione di Dio su di noi e attraverso di noi al mondo intero. Il Signore sia con voi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La Madonna del Divino Amore vi protegga. Amen. Amen. Buona serata a tutti e buona serata a tutti. Grazie.